questi interventi appunto verranno fatti. Dopo abbiamo questo è l'ex macello, intervento, anche qui abbiamo ottenuto un finanziamento, si chiama di rigenerazione urbana della Regione Emilia Romagna. Andremo a riqualificare sempre dal punto di vista sismico e dal punto di vista anche dell'efficientamento energetico l'ala sud dell'ex macello. E parliamo di un importo di 1.760.000 euro, quindi l'amministrazione cofinanzia per 1.060.000 euro. Lascio la parola all'assessore Terenziani che vi spiega quali sono i nuovi nuovi servizi che vorremmo attivare in questo lato di presenza. Buonasera a tutti, sono Elena Terenziani, appunto assessore alla scuola e ai giovani, e faccio un brevissimo intervento su questo punto, appunto, proprio perché, come ha appena detto l'assessore Ghirelli, è un progetto che è su una linea di finanziamento a cui abbiamo partecipato in Regione Emilia-Romagna, relativa alla rigenerazione urbana. Quindi, differentemente dagli altri interventi descritti fino a questo momento, l'accento in questo caso è sull'obiettivo della rigenerazione urbana più che sulla sistemazione e consolidamento sismico, diciamo tra virgolette, fine a se stesso. Quindi abbiamo partecipato in stretta collaborazione naturalmente con i consiglieri e le consigliere e con gli uffici della biblioteca a questo bando, dove appunto bisognava articolare la proposta sulla base dell'impatto, quindi delle ricadute del recupero di questo edificio sull'area e in generale sul contesto urbano. E la scelta, che comunque ha una lunga storia di pensiero, è stata appunto sulla riqualificazione dell'edificio sud del quadrilatero appunto composto appunto dai quattro edifici dell'ex macello. E in questo caso appunto quello che è verso Borso Destro, verso la montagna, esatto, sì, lato sud. E la scelta è stata fatta in quanto la regione, diciamo, aveva un limite massimo di cofinanziamento e questo era quello che permetteva all'amministrazione, diciamo, la sostenibilità finanziaria dell'intervento. E quindi al momento è limitato il recupero complesso a questo edificio. E la scelta appunto è stata quella di portare in questa struttura la biblioteca ragazzi e biblioteca bambini, attualmente qui al castello, e istituire il nuovo servizio della ludoteca che attualmente appunto a Montecchio non abbiamo. E è un intervento molto interessante perché appunto innanzitutto si avrà questo nuovo servizio dedicato ai bambini insomma 0-6 anni e ovviamente alle loro famiglie e inoltre permette invece nella parte della biblioteca bambini e ragazzi il raddoppio della superficie rispetto a quella attuale dedicata appunto ai libri, alle postazioni internet, allo studio e così via. Quindi sostanzialmente l'area ludoteca avrà una superficie all'incirca di 54 metri quadri, in cui andiamo ad aggiungere 159 metri quadri per la biblioteca bambini e biblioteca ragazzi rispetto agli attuali 73, quindi sostanzialmente è più che raddoppiata. Qui vediamo appunto una rendering di come è il progetto, quindi l'ingresso, guardando la struttura, è quello lì centrale naturalmente, esatto. Guardando la struttura, sulla destra avremo tutta l'area biblioteca bambini e ragazzi, quindi verso est, punti cardinali secondo forte anche l'orientamento, e invece verso sulla parte sinistra che faccio prima abbiamo la ludoteca e appunto come si vede ci sono anche le postazioni internet, gli uffici per il personale, delle aree per i lavoratori oltre alla stanza diciamo per il locale tecnico. E qui abbiamo anche un rendering dell'arredo, anche tutto l'arredo verrà acquistato ex novo, quindi c'è già tutto il progetto e il preventivo dettagliato. E inoltre la cosa interessante che si vedeva nel rendering precedente
viene sistemata ed è all'interno del progetto finanziato anche l'area del giardino sul retro, quindi che si presta appunto ad essere arredata con, per spazi all'aperto, piccoli laboratori, letture, come già viene fatto attualmente nel giardino del castello, e quindi insomma in un'area tra l'altro ben recintata e ben delimitata. Sempre all'interno del progetto è previsto anche la sistemazione insomma di massima dell'area cortiliva, che sono circa 1500 metri quadri, se non ricordo male. Quindi questo è il progetto, siamo già in realtà a un buon punto, perché nell'interlocuzione con la regione, che prevede degli step molto ben definiti e su cui non si può sgarrare, è già stato siglato l'accordo, che è un vero e proprio contratto tra il comune e la regione, che si chiama appunto contratto di rigenerazione urbana, quindi è stata approvata la nostra, diciamo, la nostra proposta, ecco. E i lavori dovrebbero terminare anche questi nel 2025, l'anno di tutto. Questo era il punto. Ti passo. Sì, quel bando appunto aveva l'obbligo di attivare nuovi servizi, quindi ecco perché era dovuto fare. Discorso biblioteca, faccio un piccolo accenno. Ci serve poi per parlare del castello, perché noi abbiamo la necessità di alleggerire la biblioteca attuale per un discorso legato alla certificazione di prevenzione incendi. Quindi dopo parlerà anche il sindaco, l'idea anche di eventuali trasferimenti della biblioteca, non per il castello, perché è molto difficoltoso riuscire ad avere un certificato di prevenzione incendi in una destinazione di questo tipo, quindi un castello vincolato per la sua indipendenza, con certi parti, costi, ma anche interventi pesanti. Proseguiamo un po' da queste slide, quindi proseguo un po' quello che è il lavoro, alcune opere all'interno del Parco Enza, verrà realizzato nelle prossime settimane la nuova pavimentazione davanti al bar, che è molto sconnessa e diversi cittadini anche sono caduti, e una nuova pavimentazione anche sotto il tendone dell'ex ristorante, perché è un'area, crediamo, quella che possa essere utilizzata per compleanni, se uno vuol fare un rinfresco, voglio dire, è una bella superficie, quindi con le pavimentazioni nuove sicuramente molto più fruibile e con appunto tenso struttura nuova. E all'interno del Parco Enza, come vedete, è stata terminata già da alcuni mesi la nuova area dei calisthenics, molto utilizzata dai nostri giovani per fare appunto allenamento e ginnastica. Questi sono gli interventi un po' del Parco Enza. Continuano anche i vari interventi sui parchi giochi del paese. Quest'estate vedete il sindaco sull'altalena, è stato inaugurato il nuovo parco giochi di Villaiola. Dovremo andare a completare il parco giochi di Via Reverberi, Via Landini e anche, se riusciamo, per Via Carnevale. Qui erano già alcuni anni appunto che un po' alla volta venivano ristrutturati tutti i nostri parchi. In alcuni sono già stati rimossi i giochi perché non più al mondo. Volevo dire che ancora abbiamo ottenuto dall'azienda USL, alla fine del 2022, si ha assegnato un percorso salute, quindi le attrezzature previste per il percorso salute, quindi di ginnastica all'aperto, che andremo ad installare in parco cittadino. Dobbiamo decidere quale, perché vengono regalati, infatti noi dobbiamo solo realizzare le piattaforme su cui vengono installate, e in primi tempi ci sarà anche un fisioterapista, diciamo un medico istruttore, che potrà dedicare a orari fissi settimanali
primi insegnamenti per poter come utilizzare questa attrezzatura. Quindi sarà un percorso salute fluibile gratuitamente dei cittadini. Dobbiamo decidere, visto che sono anche che abbiamo tanti parchi, non è che abbiamo pochi, abbiamo tanti, decidere qual è quello che strategicamente riesce anche a essere più interessante dal punto di vista della, dell'utilizzazione dalla maggior parte dei possibili utenti. Questo è la disponibilità, siamo già alla disponibilità delle attrezzature. Si può fare una domanda? Completo, sì, completo, io ho quasi finito, dico solo, cioè gli interventi che vi abbiamo presentato, tenendo fuori il discorso diciamo tangenziale, stiamo parlando di 11-12 milioni di euro. E vorrei fare un ringraziamento al nostro ufficio tecnico, perché stiamo parlando di 3 persone all'ufficio tecnico che stanno gestendo queste cose e stanno veramente diventando anche matti. Quando sentiamo o sentite decreti semplificazione, non credeteci, perché non esiste, c'è una burocrazia col PNRR poi impressionante. Quindi veramente io faccio un applauso al nostro ufficio tecnico, perché stanno lì ore e ore, a volte anche fino alle 10 di sera, pur di cercare di rispettare quelle che sono le scadenze, perché sono veramente tassative, a rischio di perdere appunto il finanziamento. Grazie. Aggiungo anche i ringraziamenti all'ufficio ragioneria e all'assessore Ferri, che fa un po' il mago Silva nelle finanze e riesce, cioè, se a grattare da qualche parte, tira fuori sempre le soluzioni economiche, che purtroppo non sono facili e utili. Allora, abbiamo comunicato attraverso il nostro programma settimanale, l'appuntamento del 19 del mercoledì sera, che abbiamo esercitato il diritto di prelazione sulla farmacia, la terza farmacia di Montechiavica, che era a disposizione del mercato per i privati da 10 anni. Scadeva il decreto Monti, credo, che aveva istituito questa terza farmacia, stante il rapporto cittadini, erano 10 anni che era disponibile per essere esercitato di operazione. Nessuno, in un solo caso, mi risulta qualche anno fa, era stato esercitato, però non è stato più dato seguito alla scelta. Inizialmente dei farmacisti, credo tra l'altro siciliani, che erano venuti e hanno esercitato, che non hanno dato seguito nei tempi dovuti alla scelta, non si sono più fatti dire. Quindi annualmente c'era da periodo in cui si poteva esercitare. Quest'anno con una minima, perché la terza farmacia doveva insiste diciamo sul lato est del nostro territorio, quindi a servizio soprattutto della comunità che guarda verso Villa Iola, per intenderci, perché il centro storico è coperto da 2 farmacie storiche che esistono in mondo. Perché quest'anno abbiamo deciso, con una minima variazione di perimetrazione del territorio, di esercitare il diritto di prelazione? Rientra questa diciamo scelta tanto perché esiste effettivamente da anni un rapporto, un numero di cittadini farmacie che è adeguato a sorgere una terza farmacia. Ma al di là di questo, perché vedrete, sono convinto, sono sicuro, che sempre più dopo l'esperienza Covid le farmacie sono entrate a pieno diritto ad essere una struttura della medicina territoriale, non sono più dei centri di erogazione semplicemente di farmaci, sono centri che erogano servizi alla persona, erogano servizi diretti o mediati. Pensate a tutti i tamponi che sono stati fatti, pensate adesso addirittura a tutta una serie di accertamenti strumentali che vengono eseguiti, facilitando notevolmente i cittadini e facilitando anche il lavoro della sanità. Credo che a breve avremo un rapporto di collaborazione che vedrà passaggio di certe prestazioni da eseguirsi sul territorio, e quindi questo va a vantaggio proprio del servizio sanitario territoriale della nostra comunità. Per questo abbiamo pensato, come gruppo di maggioranza, di esercitare questo organo. Non gestiremo
verosimilmente il proprio, la farmacia, non siamo dal punto di vista del personale, dal punto di vista anche della capacità amministrativa, la possibilità di gestire il proprio, quindi faremo l'inchiesta di, diciamo, di gestione da parte delle farmacie comunali. Credo che sia un passo avanti, è una scommessa, ma credo che una scommessa che ha più di un motivo per trovare validità. Nel decreto del ministro, dell'ex ministro Speranza dell'anno scorso, già vengono, diciamo, citate le farmacie come un elemento strutturale di rapporto pubblico-privato efficiente per poter appunto portare la sanità di prossimità per il territorio. Quindi io credo che sia stata un'operazione importante. Ne parleremo in una serata che dedicheremo alla sanità pubblica, che secondo me è molto importante. Vi sentite anche le ultime notizie che avrete letto di difficoltà economiche e soprattutto di scatti e riduzione dei finanziamenti a livello di governo di quanto riguarda la sanità pubblica. Quindi dovremo trovare una soluzione per utilizzare i fondi in modo più appropriato, ma per rendere il servizio ai cittadini, secondo me, sempre più adeguato. Questo si può vedere come vedo io, e l'intervento dei comuni, non a caso, diciamo, i sindaci sono poi responsabili della salute pubblica. Quindi credo che la farmacia sia stato un passo in avanti in questo senso. Scusa, ma è all'ingresso della zona del luogo? Sì, l'ingresso, questo è, scusa, è già passata la slide. La strada in basso che tu vedi è via Fratelli Cervi, okay. L'imbocco. Praticamente l'olmo è subito dopo, e qui come entri sulla sinistra vanno i parcheggi, sulla destra farmacia molto semplice, una struttura, diciamo, sono moduli prefabbricati, metallo che non so se avete sempre andato ad alta velocità negli ultimi tempi, sì, ne è stata installata, uno sarà praticamente questo tipo, insomma. Sono moduli che consentono il contenimento dei costi e una rapidità di realizzazione perché l'impegno. Cioè il fatto di aver aderito a questo non vuol dire la faremo. Entro il 21 novembre 2023 deve essere aperta. Quindi dobbiamo correre.